Madonna. Ah. Non è possibile, Mari, non è possibile. Buonasera, bentornati alle reaction. Vi ricordo che, come al solito in descrizione, c'è il link per comprare il merch ufficiale Ruspe al chiaro di luna e il merch ufficiale Raga. Trovate tutto nel link in descrizione. Mauri, io direi che puoi partire con il primo video. Ah, mi raccomando, il volume com'è? È al massimo, ovviamente, Mauri, al massimo. A posto. Danny Crav. Un padre Pio lì possiamo vedere. Partiamo così, esplosivo. Partiamo veramente esplosivi in tutti i sensi, ragazzi. Oggi sono video un po' diversi, infatti è la prima recensione, il primo unboxing del canale. C'è il 9 agosto. Cioè, ma tu vuoi dirmi che lui flippa quella roba lì tutti i giorni? Ogni mese cambia il coso. No. No, per favore. Più costanza dei monaci. Lasciate perdere qua, ovviamente, che per la prima di strappare ho strappato. Allora, la voglia di strappare o strappare? Mauri, ma strappare tutto, vuole. A te viene ogni tanto quella voglia di strappare, proprio ti sveglio quella voglia di strappare. Sì, sì, sì. Tutti i giorni. Lo scanner dell'iride. Mamma mia, scanner dell'iride. Quindi lui si mette proprio nell'occhio se lo mette. Togliamo il nostro bellissimo tablet. Ma hai già strappato le dita? Chi te l'ha venduto? Dash pen, molto, molto buona. Molto buona. Grande aggettivo. Le varie funzioni della S Pen. Tipo? Poi un'app che già trovo. Presentamela. Mario non vuole che lo compri. Ti permette di colorare. Wow. Posso fare con Paint anche. Lo puoi fare anche con un foglio a 4 bianco e una scatola di pennarelli che compri la Coop. Ma no. Eh no. Troppo difficile. Niente. Perché comprare a tuo figlio un foglio di carta e dei pennarelli quando puoi spendere centinaia di euro per farlo colorare su un tablet? Oggi siamo qui in un video dove vi farò vedere la mia postazione definitiva. Ragazzi, questa è la postazione. Ostia, allora, le cuffie, mouse. Abbiamo il mio hub USB. Dove ha detto hub USB, Mauri. Ha detto, è vero che ha detto hub, l'ho dimenticato. USB. Allora, conoscono il termine. Non è il coso dove le prese, i cavi, gli attacchi, le prese, le ciabatte strane, ma è l'hub USB incredibile. Poi è un hub USB quello. È pure se uno switch. Ossia che farebbe ridere. Farebbe molto ridere. Il primo che pronuncia hub USB e poi non è un hub USB. Abbiamo il green screen, guardate questa scatola, oh, qui sotto c'è una scatola. Il green screen praticamente, è un po' difficile con una mano. Lo metto così. Appoggiato la sedia in modo tale che non cada. No, cioè, no. C'è il laccio fatto apposta, quello lì è fatto apposta per essere attaccato alla sedia. Fatto apposta per tenerlo a mo' di scudo nella schiena, è fatto apposta quel laccio lì. Cioè, vuoi vedere qualsiasi altro coso per tenerlo? No, una scatola piena di roba. Rimetto tutta questa postazione con questa ciabatta. Cioè, ragazzi, ho collegato una ciabatta dove collego un'altra ciabatta. Dove ho collegato anche un'altra ciabatta qua. No, e poi vabbè, va. No. È fuori di testa sta roba. Tutto male. Cioè, come fai a vivere lì? Il problema è con le ciabatte. Come fai a vivere in una stanza del genere? Cioè, non capisco. Invece sai questa postazione, è bellissima. Soprattutto la ferrovia di ciabatte che ha fatto, molto bello. Prolunghe non esistono. Possiamo andare con Stefano, dai. Poi io devo mangiare tanti carboidrati in sti giorni, tra parentesi. So che non c'entra un cazzo, però. Potente degustazione di potenza grande. Questo video oggi. Buongiorno. Ormai è diventato un vero youtuber. Lui, Mauri, controlla il watch time dei video. Dice, cazzo, YouTube, non devo perdere tempo. Se faccio la intro è troppo lunga, poi la gente skippa, perdo il watch time e YouTube non spara. Quindi, buongiorno, oggi. E fa buongiorno, così. La gente non skippa, è intelligente. Oggi farò una potente degustazione, sì, una potente degustazione che non faccio da tanto molto tempo. Un chilo di urla l'ha fatta. Un chilo di urla, cosa sono i dannati lì dentro? Ah. Senti come si sniffa. Mauri, bisogna sentirlo bene, che cazzo. No? I primi 3 secondi riesco a sentire qualcosa, ma poi il mio naso si abitua automaticamente a quell'odore e non riesco a sentirlo. E sfregati un pochino le mani sotto le palle, annusa quella, e resetti l'odore e poi torna ad annusare e senti la differenza. Provare per credere, ragazzi. Un po'. Cosa Red Bull? Sì, forse più chiaro. In realtà è uguale a quello della volta scorsa. Sento uguali. Di pera. Ok. Pera potente. Perché hanno questi sapori misteriosi? Che vuol dire? C'è sa di scaglia di drago. Un intruglio, ma è magico. Sto dialogando con me stesso per capire quale gusto potrebbe. Dialogo. Sì, sì. Sue personalità, Mauri, si stanno parlando nella sua testa. Un attimo avventarmi nel momento in cui io la bevo di notte. Ti bevi gli energy drink di notte? Sarebbe come di dormire. Ecco, sa un po' di caramella in realtà. Ah.
Prova, avesse fretta stavolta. Magari ce l'ha da fare. I timpani. Ah, okay. No, è drop. Durato pochissimo. Il suo canale a schermo, ovviamente. Mauri, Mauri. Far vedere a mio posto. Al drop taglia. No, Mauri, non si troppa qua. Fa incazzare tantissimo. Lo so. Tantissimo. Ma Hero Academia è quella, Mauri. Si riparte? Si riparte? Hero Academia, Naruto, Dragon Ball e Atom. E Fortnite. Ragazzi, qual è il vostro manga preferito? Hero Academia fa cagare. Eccolo. A me in generale, negli anime soprattutto, piacciono gli anime dove i personaggi importanti muoiono. È una caratteristica che mi fa apprezzare di più, perché come si dice, no, sono sei... Sono shonen dove succedono cose, insomma. Dove succedono cose e dei personaggi importanti muoiono, e allora mi piace. Io preferisco non commentare niente, che poi... che poi fatto gli spoiler. Secondo te è spoiler se nomino gli anime che mi piacciono per questo motivo qua, Mauri? No. No, perché alla fine, cioè, senza dire niente, che muore qualcuno. Infatti a me è piaciuto molto Jojo. È spoiler dire che mi piace Jojo perché vuoi un personaggio importante, Mauri? No. Magari un giorno, Mauri, sarebbe da fare tipo una live in cui esprimiamo tipo top 10 anime. Per me sarebbe la mia fine. Perché? Perché nessuno di quelli che sono qua sarebbe d'accordo, quindi... Super Matteo Shippuden. Questa era bella. Va bene, ragazzi, basta. Mauri, ormai sono sconnesso a sto video, mettine un altro. Di questo nuovo unboxing, avete mai visto? Ma c'è la linguetta! Non lo capiranno mai. Come primissima cosa... Ma... mattone? L'ha presa anche mia madre? Devo fare la foto. Sì, volete, volete. Ecco, questa qua era thumbnail. Faccio anch'io, Andre. Sono adesso, mano. Allora, noi oggi ci proviamo. Qua abbiamo due pod. Due pod. Andiamo il nostro PC. Col MacBook, per flexare. Lei ci teneva che io aggiungessi questo piccolo coso alla fine del video. Sto studiando latino, woo! Latino? È una lingua morta, che schifo. Faccio un balletto, Satana. Vai, balletto di fuoco. No. Ma che cazzo sta vedendo? Oh. Iscrivetevi al canale. Un po' di schermo in questo punto, guarda che schifo. Cioè, no, allora tu mi devi spiegare. Ok. Mi devi spiegare. Vabbè, sì, perché... Primo vlog 2017. Come 2017? Ma di 2 settimane fa. Ah, forse l'ha caricato apposta per noi, per quello. Comunque, questo video è per spiegare a te, Fieric, a te, Mauri. Volevo solamente mostrarvi quanto io, 7 anni fa, 6 anni fa, ero un bambino con i coglioni così. Ah, quindi lui, cioè, com'è che si dice? Questo montage ci fa rivivere. Sono interessato. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Mike, non ho fatto Jay. Niente, qua siamo con Yuji 944. Link in descrizione. L'hai già fatto? Ani. Ma che cazzo di volte non devi dire? Volevo un attimo dire una cosa. Per farvi vedere dove ci ho sborrato. Ma che cazzo sto dicendo? Cosa stava dicendo? Dire una cosa. Per farvi vedere sborrato, vomitato. Tutto ha fatto. Buon appetito comunque. Ragazzi, avete tipo Fortnite quando correte giù? Si ammazzo la nonna. No, no, le nonne non si toccano. Via balla di nuovo. No, come prima. Sono i primi, Rick. Sono i primi. I primi Fortnite. Figura di merda fatta. Si è pure bloccata la cam. Dai. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Va bene. Onesto finale. Beh, che dire. Vabbè, però almeno hai avuto le palle metterti in gioco. Vero, non è da vero, poco. Vero. Perché c'è gente che, sai, fa il video sul momento, lo fa a meme. Invece qua abbiamo un video genuino di qualche anno fa. Voglio mettere questo video, ragazzi. Questo short. Lascio a te leggere il nome. Ma che scorrere. Come è trovato? Sentite. Rick, come hai trovato questo video? Non so come spiegarti. Il canale si chiama Lo Zingaro. Per tutto il popolo, amici, amiche, nemici. Che cazzo è sto canale? Tu che l'hai trovato? Aspetta, Mauri, esplosione di diarrea. Vi giuro che se si è registrato mentre c'ha la diarrea, io impazzisco. Io volo tantissimo. Madonna. Oh, non è possibile, Mauri, non è possibile.
Ma cosa abbiamo trovato? Sta buttando giù My Hero Academia. Ora mi bevo caffè. Bello. Madonna. Non fa sentire i fuochi d'artificio. Sta aprendo il cesso, ragazzi, è finita. Ma... Madonna me. Adesso mando nel gruppo di Arcadia. Mauri, non so che dire, ragazzi, detta sinceramente, se non ringraziare tutti coloro che sono rimasti a guardare il maestro fino alla fine.